Amori miei, sesto capitolo di Uncharted 3, l'inganno di Drake. Capitolo che si chiama Lo Chateau e, come annunciato sul finale dell'episodio scorso, del capitolo scorso più che altro, questo è il classico scenario Uncharted. Ma proprio classico, classico, ragazzi, eh. Ovviamente rispetto ad Uncharted 2, ma soprattutto l'1, migliorato un sacco. Ci mancherebbe altro anche, aggiungerei. Andiamo, di qua. Sono più dettagli grafici, ecco. Eccolo lì, come negli appunti di Lawrence. Devi aver più fiducia in me, Sully. Anche se questo burrone sulla mappa non c'era, credo. Devono averlo aggiunto dopo. Ok, cerchiamo un altro. L'hanno scavato apposta per mettere in difficoltà Drake. Ecco la verità delle cose. Flauto di Pan. Flauto di Pan. Ok, di qua è nulla. Aspetta. Ho visto qualcosa che sbrilluccica. Che poi, lo dico sempre, a me dei trofei frega poco, però... Se si chiappano bene, se non si chiappino... Ci se ne farà una ragione. Cioè, se sono sotto tiro vicini, bene, altrimenti ciao. Che di schiena... E stai attento. Non lo so, ragazzo. Sicuro sia il posto giusto. Non pare antico quanto il castello di un crociato. Mi sembra più del Rinascimento. Non hai ricominciato a leggere i miei appunti, Sully? Lawrence dice che... Oh, cazzo. ...il scenario era dell'undicesimo secolo. Il resto venne aggiunto dopo. C'è da saltare qua. Sì, non c'è scelta. Va da una parte e poi si attacca dall'altra, bellissimo. Oh, non pare sicurissimo. Salta. Ok. Andiamo, che stai aspettando? Beh, te l'ho smosso. Già, è quello il problema. E che dovrei fare io? Ripeto, cosa ti dovrei fare? Guarda, Sully, la tua prima auto. Oh, Dio. No. È un Auburn 1927. Già, e questo cos'è, maestra? Arte da giardino. Ah, c'è arrivato alla fine. Stronzo. Lord Godfrey, proprietario del... Mi hai fatto tornare indietro per niente. Secondo Lawrence, quel che resta del castello originario sono il mastio quadrato e i giardini. Se Godfrey tornò dall'Arabia con oggetti segreti, è lì che li troveremo. Oh, però è bello, eh. Cazzo. Gran bel work che han fatto. No, da qui non si entra. Forse posso arrampicarmi fino a quel buco. Penso di sì. Fammi indovinare. Tu resti... So che non ti dispiace, vero? Ok, ma non dar fuoco al castello. Arrampicarmi fino a quel buco, dove è buco, implica che c'è da usare forse questo palo. Sì, ma va preso dall'altra parte. Detta così, bruttissimo. Si parte da qua, ok. A volte se fa il percorso all'incontrario è un pochino più easy la cosa, il che ha anche senso. Forza. E la finestra sopra di te? Non voglio tagliarmi. Ok, dentro. Bravo, ragazzo. Riscendo subito. E io ti aspetto. Sì, aspetta. Aspetta prima che riscenda. Casa sicuramente che rispetta tutte le norme della sicurezza, immagino. Eccolo. Strano. È Nova. Merda. Ah, che botta. Ragazzo. Che botta. Ci. Okay, stai indietro. Sparo al lucchetto. Mi raccomando, non fare troppi danni. Dove sei? Lucchetto. Dov'è Sully?
soprattutto dov'è il lucchetto? Doodles, ovvero lucchetto. Cazzo è, raga? Di qua non ci vuole andare. In questo caso la tattica di fare il percorso all'indietro non funziona per nulla. Ok, va capite. Vabbè, non c'ha l'arma lui, vabbè. Ci siamo? Ok, dobbiamo attraversare la villa fino ai giardini. Là troveremo il vecchio mastio. Oh cavolo, guarda che posto. Ci sarebbe da aprire quella porta, ma vedendo già i percorsi sopra, già ho capito. Detta trave di mezzo. Troviamo un modo per fare leva. Pensi di arrivarci? Ci provo. Vabbè, non capisco perché non mi faccia salire qui, capito? C'è una stupidata così assurda. Ok, ehi, ce l'abbiamo. Aiutami a sollevarlo. Ecco fatto. Dovrebbe andare. Stai attento lassù. Qui è tutto marcio, cazzo. Qui è un cazzo tutto marcio. Questi candelabri sembrano legati a un sistema di carrucole. Già, era così che li abbassavano per pulirli. Ehi, guarda, lì c'è una specie di meccanismo. No. Aspetta. Ricominciamo da capo, vai. Cheat. Devo riuscire a passare. Qua nulla. Il salto è evidentemente troppo lungo, ma qua no. Vai, bene così. Ho un'idea. Perfetto. Già. Ma sei matto. Quell'affare verrà giù da un momento all'altro. Sicuro. E sono un coglione che faccio il giro largo, ovviamente, no? Via. Bene, ci siamo. Ah, ottimo, fatto. Ecco, sono entrato. Ma la domanda è dove? Scendo subito. Posso passare anch'io, grazie. È un carretto dei popcorn. Ok, cerchiamo un modo per raggiungere la torre. Da dove? Da qua. Non ci sono gli appigli così, grodono malamente. E che cazzo, tu madre. Vabbè, tanto l'importante è andare di là, no? Appunto. Ok, questo è uno scenario molto Uncharted più 4 che gli altri, quindi qua si vede già il periodo di transizione tra ciò che è stato e ciò che sarà. Proprio questo è il capitolo di mezzo più nudo e crudo che ci sia. Ehi, Nate, una torre quadrata. Sembra antica. Già, corrisponde a quella del diario di Lawrence. Deve essere quella. Bene. Grazie.
qualcosa Sullivan sa. Almeno quello. Beh, non mi piace scammarlo così, però. Poveraccio. Anche se vorrei tanto sapere dove andare. Dove va? Dove va? Fermati. Alla finestra. Vaffanculo, io. So anche a perdere tempo con le stronzate. Qua ci sarà sicuramente da collaborare. Da qui forse si passa. Già. Sì. Ma accattonati, no? Niente. Attento! Wow. Che poi accattonare ha tutto un altro significato. Vuol dire scroccare. Però vabbè. Avete capito cosa intendessi. Di buttarsi giù e passare in ginocchio. Non è lo stesso simbolo che c'era anche sulla torre? Sì. Significherà qualcosa, no? Forse un passaggio segreto? In un camino. Un po' scontato, non ti pare? Troppo semplice. Invece sì, potrebbe essere. Sapete che potrebbe essere? Secondo me... i Shedan da lassù. Però... mancano degli appigli qui. E da qualche parte sono sicuro, eh. Queste armature hanno qualcosa di strano. Vieni, guarda qua. Ah. Le basi ruotano. Interessante. Non c'è scritto sulla... controllo. Ci ho già guardato, non ti preoccupa. Quattro cavalieri, con ascia, scudo, spada e stella del mattino. Come quelli in questa stanza. Ok. Fammi vedere un secondo. Questo. Forse ogni spada deve essere rivolto nella giusta direzione. Già. Grazie al cazzo. Un attimo. Allora. Però la direzione qual è? E questo è il problema. Questo c'ha lo scudo. Ah, che due coglioni. Deve esserci uno schema preciso. Un ordine. Eh no, lo schema preciso c'è, ma è incomprensibile. Questo è il problema. Intanto fammeli mettere tutti dritti, poi vediamo. Cosa che in realtà già sono, ma vabbè. Ok, forse ho capito. Forse lo scudo deve guardare l'ascia. Così. Esatto. Bene. Un passaggio segreto. Ok, un inchino a te, Sally. È risolto così, perfetto, raga. Ok. Io spingo tu tiri. Al tre, ok? Aspetta, 1-2 tiro o 1-2-3 tiro? Madonna. Tire. Basta. Ok. Mi pareva. Nate! Ehi, stai bene? Sì. Sì, vivrò. Siamo a 1580.000 bestie, ma ok. Non posso tornare. Andrò da questa parte. Aspettami dall'altra parte. Va bene. Stai attento laggiù. Ok. Spero ci sia un'altra uscita. Me la auguro anch'io. Siamo sempre nel capitolo 6, per informazione.
Faccio tesoro. Cazzo è? Un stand di panni. Qua. Pensate ci fosse Cutter qui. Comunque niente nemici finora. Mi puzza troppo la cosa. Oh cazzo. Merda, ragni. E non sono aracnofobico, ma mi fanno schifo. Oh. Ok. Che culo. Su, 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 devi sta su, devi sta su, devi sta su. Una scampata malissimo, eh. Ok, di qua. Credo, penso e spero. Ok. Cioè, perché non credo in molte altre vie d'uscita. La luce è un buon segno. Profondissimo. E devo saltare. E salto. Oh, come sempre, quello che si sa, abbandonate un po' chi è esattamente lui, Sullivan. Nel culo ce l'ha sempre presa Nate, eh? Grazie a Dio. Sono uscita. Va bene, dovrei riuscire a salire da lì. Tanto ve l'ha fregato con qualcosa, sicuro. Ok. Ma scherzo. Merda. Dai. Eccolo, ti mancavano? A me no. Sono qui intorno. Trovateli. Tanto potremo iniziare. Può avvertire Sully. Nel migliore dei modi. Ovvero così. Purtroppo non è silenziata. Oh. Merda, m'hanno visto. Non so come m'abbiano visto, ma m'hanno visto. Oh, cazzo era? Oh, cazzo. Siamo proprio nella merda più assoluta. Via. Ok. Ultima regola. Camperare. E vaffanculo. Ok, giù. Giù. Proprio testa così. Boh. Ciao. Fracassato proprio. Oh. Che c'ha la torretta? Mi sa di sì, ragazzi, che c'ha proprio la torretta. Che stronzo. Forse una soluzione, però la torretta c'è. E può dirsi questa volendo. Vieni qua, torretta. Anzi, coglione che sei, quello che sei, qualsiasi cosa tu sia, in qualsiasi forma tu sia, anche tu che gli fai compagnia. Ok, finiti, vero? No, c'è ancora sto bastardo qua. Pulito. Pulito, signori. Grazie del regalo, ragazzi. Ok. Così. Morti. Tanto dammi la granata. E poi ne riparliamo. Vieni qua. Granata!
Niente, cascata giù, vabbè. Godo. Ciao. Era questo che voleva il gioco, ok? Ehi, di qua. Andiamo. Povero Sally, è in difficoltà. Muori. Che poi non l'ho neanche colto, però ok. Una volta che non li ho colti, li ho ammazzati. Chi è il bastardo qua? Muori. E c'ho anche a te. Ok, ci hai pensato da solo, perfetto. Ci abbiamo visite. C'è il problema. Vieni qua, visitatore. Che ti do il benvenuto così. Oh, si è accorto. Devono averci seguiti. È l'unica. Stavo dicendo precedentemente, non ci sono nemici, mi pare strano sta cosa. Neanche il tempo di dirlo, ragazzi. Ecco, la prima bomba di questo terzo Uncharted. Fantastico. Vai. Da questa inaugurazione non lo prenderò mai. Morto. Preso. Bene così. Sapevo di essere sufficientemente a distanza. Chi è che spara? Braccalo! Ah, te. Cosa fai? Prendi il coltello? Bellissimo. Pirotecnico, ragazzi. Si è ammazzato da solo. Col fenomeno dei fenomeni, Via. Ciao. Ragazzi, ma uccidere a botte è troppo bello. A volte mi dispiace dirlo, ma si rivela anche più easy. Chi c'è rimasto alla fine? Lui. Ciao. Oh 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 oh. Questa si apre? No. Poi c'è qualcuno che spara che va tenuto a bada. Lui. Oh, ma coglielo, Niente, non lo coglie, oh. Incredibile. Vieni, Sally, aiutami con questa porta. Ah, ok. Ci avevo visto bene, però. Sally. Ah, eccolo. Ok. Beh, finiti? Non saprei. E se scendessimo? Scendiamo. Ehi, cadavere. Guarda qua. Ma che diavolo? È un uomo di Talbot. Era. Ma è impossibile, sono appena arrivati. Anche qua ci sono i mostri? Non ne ho idea, ma ti assicuro che non mi piace. Ci sta, ci sono i zombie com'è.
nel primo o quelle robe tipo Avatar come nel secondo. Sono caratteri sapei. Già, ma non dicono bel niente, è puro nonsense. C'è niente nei tuoi appunti? Sì, credo di sì. Sì, c'è qualcosa. Sembra esserci un ordine per i simboli. Una sequenza da rispettare. Ed ora gestisco questa sequenza. Ehi, se le calpesti, le piastrelle si abbassano. Io sto qui, così evito di premere qualcosa per sbaglio. Bella idea. Allora, la luna è questa. Quattro N e tre X. Forse bisogna premerle in un certo ordine. Grazie. Uno. C'è una sequenza, Nate. Se premi le piastrelle nel giusto ordine, qualcosa succederà. Ho capito. Ma mi date te l'ordine? Bene. Poi sono 3x. Quale? Oh merda. Quale delle x? Perché poi dopo c'è da andare a questo simbolo qua. Quindi sarà questa per forza. Ok. Merda, vaffanculo. Manca ancora molto? Perché nel caso mi accendo un bel sigaro. Faccio accenditi il sigaro. Ok. Quante sono di queste? 4. 1 2. Sarà 3 4, perché poi ci sono quante x? 3. Calcola che questa è già premuta. Merda, vaffanculo. Fin qua ci siamo. 1
2. No, qua c'è un problema. Che poi ci sono le 3N. Capito che devo passare sulle mattone nel giusto ordine, fra, però... E anche capire che non è semplice. Boh, raga, proviamo così. Oh, funzionato. Ce l'hai fatta. Mi sono andato, veramente mi sono lasciato guidare dall'istinto, raga. Non sapevo che fare, se no, giuro. È buio pesto qui. Ci fai un po' di luce? Certo. Mi sono rompito la torcia, sta bene, eh. Ehi, serve più luce, Sally. Ecco. Sembra il laboratorio di un alchimista. Aspetta un attimo. Questo posto non ti ricorda niente? Sì, il nascondiglio da brividi di Marlowe. Sally. Sally, è il laboratorio di John Dee. Addirittura qua giù, in Francia. Seguendo gli indizi deve essere risalito fino ai crociati, proprio come Lawrence. Ehi. Cioè mettersi al tavolo? Ancora l'alfabeto Sabeo. Ma che sono questi simboli? A quanto pare lavorava qualcosa. C'è una specie di messaggio scritto in caratteri enochiani. Riesci a decifrarlo? Ci provo. Allora, l'altare protegge l'ingresso per l'oltretomba. Beh, ha usato la magia per evocare gli spiriti. Sì, oppure l'altare potrebbe celare un passaggio segreto. Oh. Esatto, come bisogna aggiustarlo questo altare? Ah, perfetto. Bene, bene, ma tu guarda. Vecchio furbone bastardo. Grazie. Aspetta, aspetta, usiamo la scala che qua non mi fido io. Ehi. Vabbè, sti cazzi, giù. Capitolo 7. Dai, che ci siamo. Buio pesto. Ecco qua. Sally, serve luce. Sì. Molto meglio. Mai considerato l'idea di portarti dietro una scatola di fiammiferi? Ma di che parli? Quando ci sono gli accendini? Non so perché, ma secondo me sta torcia avrà vita breve. Qualcosa me lo dice. Wow, sembra volessero tenere qualcosa fuori. O dentro. Dammi una mano con questo. Ce l'ho. Ecco qua. Sembra la cripta di famiglia. Il tuo amico Godfrey sarà qua giù, non è vero? Lo spero proprio. Un altro puzzle, signori. Puzzle. Allora troviamo la tomba. Esatto. Che diavolo è? Un gioco a premi medievale. Sembra complesso. Già. Aspetta. Vediamo. A quanto pare aveva provato a risolverlo, ma senza successo. Niente? Non sembra sia in nessuna di queste cripte. No. Avrebbero nascosto la sua tomba. Continua a cercare. Non sto capendo. Aspetta, però c'è l'aquila. Lui ha usato l'aquila prima. C'è una XX con un 8. Ok, questa va qui. E ci siamo. Poi il cavallo
cavalli. Con l'aquila che è lì sotto. Eagle or Phoenix, aquila o fenice? Non è che va trovato posto agli altri due. Poi io mi azzardo. Non è così. Questo vuol dire che gli altri indizi vanno scoperti in giro. Qua c'è la C. Con la capra. Aspetta, allora. Qua c'è l'aquila. Ok. C'è il leone. E va su questa specie di U. Ha capito dove si trova sta U. Ah, è la U rovesciata. Ok. Questo cavallo va su la C che è verso sinistra, cioè quindi sarebbe anche giusta come cosa. No? No. Benissimo. E ragazzi, non si risolve. Che stronzo. Praticamente, in base a come lo guardi, diventa quello corretto. Non lo so, sapete ragazzi. Da che angolazione devo guardare? Ehi, guarda, la luce della torcia là si riflette sul pavimento. Ehi, il simbolo cambia in base alla tua posizione. Sei molto d'aiuto, sai? Veramente d'aiuto. Tanto, eh. Questa bella pecora, toro, quello che è. La soluzione, cazzo. Che palle. Aspetta, però un motivo ci sarà. Allora, questa è l'aquila e non è la città. L'aquila ci deve arrivare. Questo è il leone. È sul simbolo a cerchio. Però non è inquadrato da nessuno di questi. Io che ci speravo. Che palle. Che palle, ragazzi. Vediamo il toro dove va? Sì. Boh. Facciamo il toro l'otto e quest'altro simbolo quell'altro. Che devo fare?
Dammi sto toro. Anzi, cos'era la B? Toro è la B, è quello che... La B puntellata. Ok, forse ho capito. Sono i simboli che ha intorno. Ciao. Ok. Perfetto, ho capito. La N di qua. Quello di là. E ho capito dove va il leone. Ho capito dove va. Il leone va qua. Risolto. Capito. Ben fatto, ragazzi. Ah. Promette bene. Stai attento. Andiamo, va. Lord. Proprio lui. Eccolo qua. Reggimi questa. Certo. Guarda, è una sorta d'amuleto. C'è una scritta qui. Budello di tua madre. Ecco la scritta. Proprio farlo qui sull'ancillotto, eh? Uh-huh. È in lingua sabea. Beh, deve... Tutto in lingua sabea qua. Sì, esattamente dove Francis Drake è sbarcato nel XVI secolo. Sarà il nome di una città? Sì, di 3000 anni fa. Senza il resto dell'iscrizione non sappiamo dove cercare. Beh, speriamo che l'altra metà sia in Siria. Sì, e che Cutter e Claw la trovino. Ok, ragazzi, si continua. Fossi in voi non lo farei. Cosa? Ottimo lavoro, signori. Harris, alleggerisci il signor Drake del manufatto. Sì, Harris. Vieni a prenderlo. Non vale la pena sacrificarsi per quello. Il tuo amico non la pensa come te. Taglielo. Sapevo che avremmo perso, ragazzi. Lo sapevo troppo. Ma tanto ce lo andremo a riprendere. Sicuro. Che succede? Oh mio Dio. Ma che diavolo. Ragni. Stai nella luce. No. Prendilo. No. Presto. No, toglietemeli. Oddio. Toglietemeli. Oh no. Oddio. Oh. È vero, c'hanno il fuoco, quindi non vanno. La vostra torcia sembra esaurita. Oh, cazzo. Non mi dire che chiudono. Che stronzo. Concordo. Forza. Dobbiamo trovare subito una... Sapevo che avrebbero chiuso. Non allontanarti. Merda. Capitolo 7. Segui la luce. Aiuto.